vediamo adesso i giocatori dei quarti di finale di questa Gran Prix d'Italia. Primo incontro valido tra Angelo Pandolfo contro Alex Imperiori, secondo incontro dei quarti Moscas contro Daniele Corrieri, Proietti Pedroni e Magrini Pandolfo, incontri validi per i quarti di finale. Ah, 10 minuti di pausa per il commento tecnico, a breve ricomincerà il commento.
Eccoci qua, riprendiamo il commento tecnico, riprendiamo. Vediamo adesso, Alessandro Proietti va a cercare il 3, Fabio ha l'1. In posizione un po' sfavorevole. Bianca attaccata. Intanto va al tavolo numero 6, Daniele Corrieri in avanti 1-0 contro Muscas. Vediamo intanto Fabio che va alla caccia dell'1, lo prende, porta anche bene Bianca. Bianca attaccata su sponda lunga. Vediamo adesso se deciderà se proverà l'imbucata oppure la porterà piano. Regge bene, no, non ha retto bene la sponda e la 3 si va a attaccare sulla sponda corta. Fabio di gara in angolo, la proverà nuovamente di calcio. Così è. Perfetto, non mette davanti la buca. Intanto c'è il passaggio di Antonio Pandolfo ai quarti, che è il primo giocatore ad approdare in semifinale. E intanto Fabio si porta in vantaggio per 1-0.
Allora, eccoci qua tornati per il commento tecnico. Vediamo adesso Alessandro Proietti che va a cercare la palla in angolo di calcio e sembra buona. Sì, confermata. Palla, tiro valido. Vediamo che cosa farà Fabio. Intanto al tavolo numero 2 Daniele si sta apprestando ad andare a chiudere la partita. Un 8 veramente poco incredibile quello di Daniele. Ha fatto una 8 finissima al centro. E adesso vediamo adesso anche la semifinale del one shot con Davide Mazzoni e Mirko Riccardi, che si sta giocando al tavolo numero 8. Al momento invece il primo finalista del torneo one shot è Simone Pandolfo. Vediamo intanto gli altri. Al momento gironi sono tutti in pausa per permettere a tutti i giocatori di andare a mangiare. Bella palla di Alessandro che va a liberare la palla strisciata e la porta in angolo, e si libera anche la visuale sull'altra buca. Vediamo Fabio provare a portare via il 15 dal centro e lo porta via. 15 in fondo, messo in una posizione dir poco complicata, che quello che riesco a vedere da qua non è neanche sfruttabile come appoggio per la buca di fondo. Questo gioco è attacco e difesa in contemporanea. Poi io, proprio questa la bellezza di questo gioco, quando ci stanno, si vedono giocatori come Fabio che hanno un'imbucata strepitosa, giocatori come Daniele e come Simone, che sono tutti giocatori a cui piace tirare e spingere le palle, che danno spettacolo sul tavolo. È sempre bellissimo vederli. Vediamo intanto Daniele si appresta a andare a chiudere sulla 1. Spigola Daniele, un po' sfortunato in questo frangente, la possibilità a Moscas di tirare anche lui la palla numero 1. Vediamo intanto che cosa decide di fare Fabio. Probabilmente il 7 su 4. E no, prende il 5. Un tiro un po' strano da parte di Fabio. Prova invece Moscas la 1, ma sbaglia e lascia la possibilità da Daniele di andare a chiudere la partita. Io intanto sempre Mirko Riccardi e Davide Mazzoni al tavolo numero 8, che al momento sono ancora in situazione di parità sullo 0-0. A questo tavolo Proietti sta guardando il 15, che ricordiamo l'obbligata va in mezzo, e per cercare di capire in questo momento come tirarlo fuori da là. Allora, ricordiamo intanto grandissima l'imbucata da parte di Daniele Corrieri, che si porta sul 2-0. Uno a tutto biliardo di Daniele. Prova a liberare la 15, ma si va a mettere in una posizione ancora più scomoda. Intanto lascia libera lo spazio completo sulla 8 di Fabio Petroni. Ma parecchie palle, tutte imbucabili al centro, infatti credo che le riuscirà a togliere quasi tutte adesso. Tenetevi pronti per una bella sequenza. E la prima è andata. Adesso probabilmente andrà a giocare sulla 7 per andare poi sulla 2. E qui Fabio, che era riuscito a portare via la palla in angolo. Purtroppo anche questo fa parte del gioco. Veramente sfortunato, aveva fatto un grandissimo tiro portando via la palla in angolo all'avversario. Esatto, rimane giustamente come stanno dicendo la cacciata facile adesso per l'8, ma non sembra quella sfruttare, no. Alessandro c'è comunque un 15 da piazzare e lo piazza direi bene. Grandissimo tiro da parte di Alessandro Proietti, che va a mettersi in una posizione
non di un vantaggio non indifferente. Adesso Fabio costretto a allungare il 2 al centro, a spingerlo un po' per andare. No. Invece decide di togliere nuovamente il 15. Ma con una carambola calcolata che purtroppo non ha portato i risultati sperati all'attaccata ancora di più la sponda, ma infatti lo spettacolo è assicurato. Resta sì, qualche millimetro di più e sarebbe stata perfetta quella volta, anche imbucabile in angolo. Certo. Vediamo. Sì. Riprova adesso nuovamente a alzare il 15 e lo fa. Un pochino troppo lunga. Però una bianca scomoda. Esatto. E oltretutto anche una palla imbucabile qua in angolo per un'eventuale uscita. Infatti Fabio porta l'otto nella buca centrale e copre quasi tutto il tavolo con il 2 e un pezzo di 8. Vediamo adesso Alessandro che cosa deciderà di fare. Proietti non attivi diretti sulle palle. No, probabilmente provare una sponda. Esatto, un 2 probabilmente in angolo prova. Eccola. Grandissima imbucata di Alessandro Proietti. Bravo. La 1 è l'ultima e va dichiarata, la 8 e la 15 vanno in centro nelle buche rispettivamente opposte, se la 8 va a sinistra, la 15 va a destra e viceversa. Qua c'è il calcio dell'8 con 14. Poteva anche provare l'imbucato della 14, invece decide di accontentarsi soltanto della cacciata che rimane comunque vicino alla buca. La 2 in angolo con un po' di effetto a reggere, regge bene la palla. Come e infatti prima, attacco e difesa, questo è proprio l'esempio perfetto del tipo di gioco, piazzamento della palla e difesa, perché rende comunque il tiro scomodo all'avversario. Situazione adesso complicata per Alessandro perché ha soltanto due palle sul tavolo e il 15 ancora da sistemare. Favorevole invece quella di Fabio, che ha più palle per poter creare il gioco. Ricordiamo che la cosa fondamentale di questo tipo di specialità è proprio quella di creare gioco, perché altrimenti poter fare l'imbucare l'8 e il 15 sarebbe decisamente complicata come cosa. Intanto la semifinale tra Mirko Riccardi e Davide Mazzoni del One Shot che si sta svolgendo al tavolo 8. Andiamo a vedere adesso Mirko ha la possibilità di andare a cercare la chiusura. Esce un po' corto, esce più di un po', diciamo parecchio corto al momento. Attacco e difesa di Proietti, che nel frattempo con una meravigliosa sponda tocca da sua, manda in buca la palla dell'avversario e si piazza perfettamente da sua. Ora Fabio tenterà la 8, probabilmente anche se sponda palla difficile. Ma no, può provare anche la sponda palla. Certo, lui ci ha abituato a vedere tiri impossibili, però effettivamente per noi comuni essere mortali da questo lato di tirare la 8 in buca. E infatti anche Fabio ci ripensa, vedo. Esattamente. Ah, va a creare il gioco con la 6 andando a dare fastidio per la 15. Esatto, a dare fastidio alla 15 e costringe adesso Alessandro a tirare la palla in angolo. Infatti, la sponda sul 14. Infatti così, prova il 14 in angolo. Lo prende più che bene, direi. Sì. Ha ripagato con la stessa moneta, come si suol dire. Esatto, vediamo adesso Fabio se andrà a cercare l'imbucata col 4 oppure no. Eh sì, ci provo. Una palla. Vediamo l'impostazione di Fabio Pedroni quando tira, ricordiamo
giocatore più titolato in Italia. Sì. Unico a essere stato mai invitato alla Moscone Cup. Un grandissimo esempio di campione. Assolutamente. Vediamo adesso. Infatti vediamo anche i commenti che Marco stiamo reggendo. Soprannome di Fabio Fabulus. Eccolo qua. Grandissimo tutta giocatore. La sua maestria. Vediamo. A cacciare il 15, a mettersi bene il 6, a rialzarsi con la bianca. Allora lascia un gioco molto complicato all'avversario che deve sempre vedere dove mettere la palla obbligata, appunto. Appena terminata anche la semifinale del torneo Washout, andiamo a vedere che cosa è successo. È appena terminata anche la partita da Davide Mazzoni, che lo vede vincere su Mirko Riccardi la semifinale del torneo One Shot per 2-0. Abbiamo potuto vedere un po' sfortunato Mirko nell'ultimo frangente con una palla che va a spigolare. Poi nel frattempo troviamo proprio la situazione ideale che, esatto, spiegavo prima, della 8 e della 15. La 15 deve essere stata imbucata da Proietti nel lato sinistro del tavolo, da Fabio che prima ha cambiato appunto direzione della palla della 8, l'ha messa al lato destro qua. Attenzione, arriviamo, se non va in buca, ci va. Purtroppo dice male Proietti, è andato in buca la bianca, altrimenti avrebbe dovuto dichiarare da uno. Nel momento in cui viene dichiarata da uno nella buca e entra, la partita è terminata e abbiamo il vincitore. Ora invece Fabio ha possibilità per poterla chiudere la sequenza, ovviamente, come potete vedere, è 4-8 e poi a finire dichiarata la punta. La palla in fondo è il 2, vedo. Sembrerebbe il 2. È la palla giù. È la sua. Perfetto. 4-2 indifferente per Petrani. Perfetta, esce in maniera perfetta per l'otto. Allora, intanto ricordiamo la finalissima del torneo Washout in diretta sarà e avverrà da Davide Mazzoni e Simone Pandolfo. Torneo anche questo ovviamente importante per entrambi i giocatori, con la garanzia del trofeo ovviamente e il prestigio ovviamente che ne va a portare anche al torneo Washout, con tutti i primi eliminati del primo turno del Gran Prix Italia, al quale hanno partecipato tantissimi campioni del calibro di Riccardo Taddei e di Simone appunto Pandolfo, tiro con la massima concentrazione. Anche Riccardo Miotto ha partecipato. Attualmente finalisti assoluti sono Simone Pandolfo e Davide Mazzoni. Vediamo adesso Fabio De Pietrelli prende la prolunga per l'imbucata e c'è 2-0 per Fabio Petroni. Si porta sul 2-0, indirizza un pochino la partita Fabio. Grande, veramente bravo. Altissimo livello da parte di entrambi, è un piacere, esatto, assistere veramente a queste partite. Si vede una tecnica e una maestria veramente favolosa da parte di entrambi.
difficile, perché anche l'ultimo tiro finale, l'otto, provarlo nell'altra sponda non è semplice, non è facile. Poi so che magari a vedere sul video sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma qua non è così. Si stanno scontrando veramente i più forti d'Italia e noi siamo qui a documentarlo. Intanto Daniele al tavolo 6 sempre in vantaggio per 2-1. Qualche minuto di pausa in telecronaca e riprenderemo a brevissimo.
Allora, eccoci qua, siamo tornati. Intanto Alessandro porta via l'otto di Fabio da vicino alla buca. Vediamo adesso. Riprende anche la partita al tavolo numero 6 tra Daniele Corrieri e Muscas, con il punteggio di 2-1 per Daniele Corrieri. Quel frattempo Proietti ha imbucato la palla obbligata e col tiro successivo ha cacciato la palla obbligata di Petroni più in giù. Allora, come si fa male? Allora, ci dicono che non si vede messo bene a fuoco. Stiamo però vedendo ora le dirette anche su altri dispositivi, ma vedo che si vedono bene. Potete fare, vediamo un attimo, un secondo solo che facciamo subito la verifica. Allora, eccoci qua, per rispondere al ragazzo che ci ha scritto che non si vedeva bene, probabilmente devi fare una verifica sulle impostazioni, magari hai una risoluzione un po' bassa preimpostata, perché dalle verifiche che stiamo facendo vedo che è tutto correttamente impostato e abbiamo fatto la verifica e si vede bene su più dispositivi. Nel frattempo c'è stato uno sbaglio di un tiro di quelli comunemente chiamati tiri facili, che poi in questo gioco tiri facili non esistono. Probabilmente andrà a prendere proprio la 8 con il 6, un po' di colpetto sotto ed effetto, la potrebbe agganciare, no. Si limita ad avvicinarsi e a provare probabilmente il tiro di spaccio verso il centro. Ricordiamo che la 8 va nella parte destra dello schermo, nella buca centrale destra, in quanto appunto l'avversario è imbucato la 15 nella parte rispetto allo schermo sinistra. Quindi ora ci sarà un'altra meraviglia, un tiro magico. Vediamo adesso Fabio, proverà sicuramente il giro dell'otto. Fortunatissimo, qui volevo provare a togliere la 11 con la bianca e invece impatta la 1 e finisce in buca. Vediamo intanto Proietti che ragiona sul prossimo tiro. Potrebbe provare a chiudere, ma ha la palla in fondo che è un po' impicciata dietro la 2, da quello che riesco a vedere. Esattamente. Tanto ottimo tiro. E infatti va subito a cercare di liberare quella. Rimane corto, però probabilmente si copre tutto il gioco con la 1, così è. Bel tiro, davvero bel tiro.
Sì, con Bianca attaccata. Buonissima la palla, aveva provato a liberare la palla in angolo, grandissimo tiro da parte di Alessandro Proietti, avrebbe potuto in caso di imbucata indirizzare la partita per il 2, possibile 2-1. Sì, purtroppo la cosa complicata di questo gioco è che non basta imbucare le palline, ma bisogna rendere anche il tiro scomodo per l'avversario, nel frattempo comodo anche per se stesso. Intanto vediamo una magia al tavolo 6 da parte di Daniele Corrieri che con un colpo riesce a liberare la 8 e a chiudere la buca della 15. Sì, noi che siamo qua siamo fortunati, dove ci giriamo, vediamo dei fenomeni sì, che riescono a compiere veramente delle magie, come in questo caso Fabio, che finalmente è riuscito ad alzarsi la 8 e centralizzarla in maniera perfetta. Sì. Fabio che cerca di andare a tappare la buca. Adesso Fabio Alessandro un po' in crisi perché Fabio ha una possibile chiusura che tecnicamente ce l'ha anche appunto Proietti, il problema come dicevi prima, la palla in fondo è quella due là in fondo che non rende questo gioco appunto semplice. Vediamo che cosa riuscirà a fare. Infatti va subito a liberarla di calcio. Sì. E ci riesce, la libera. Lascia però la buca completamente aperta per la palla numero 2. Vediamo che cosa fa Fabio, se prova l'imbucata oppure va solo, si accontenta di chiudere la buca. No, si accontenta probabilmente di chiudere la buca. Così è. Bravissimo Alessandro che si va a liberare tutte le file. Fabio è riuscito con quel 7 prima appunto a coprire la buca. Porta via la 8, grandissima palla. Scambio di battute tra Alessandro e Fabio. Comunque per la chiusura appunto di Proietti è la 11. Esattamente, perché il lavoro che è riuscito a fare appunto per liberare la pallina prima da quel 2, Fabio gli ha dato questa buca laterale, quindi ora dobbiamo vedere che soluzione vuole adottare. Ottimo. Porta via anche il 5. Vediamo che cosa farà adesso Fabio, se deciderà di togliere la 12 oppure andrà a chiudere la buca. Di meglio, riesce a fare appunto attacco e difesa, si sposta da 5 e con la 2 gli va a ricoprire la buca e costringe adesso Alessandro a cercare una nuova buca per la 11. Più che biliardo è una partita di scacchi, il principio diciamo che più o meno è simile. Vediamo intanto Daniele al tavolo numero 6 che imbuca la 8 e porta il 5 in angolo. Possibile adesso chiusura da parte di Daniele con tutte le biglie messe in maniera perfetta. Qua ci prova il massimo.
prova e per pochissimo non riesce, però è riuscito a trovare una buca libera, anzi a liberarla per essere precisi. Giustamente il tentativo era quello di imbucare la pallina avversaria per non dargli più il vantaggio di potergliela nuovamente coprire la buca. Ora vediamo Fabio, dovrà rialzare nuovamente l'otto. Alza l'otto anche se un pochino corre, rimane corto, però caccia il 12. Che... tiro di misura perfetto, peccato, ma comunque la buca è coperta e questo è sempre un vantaggio. Grandissimo Fabio, va a chiudere la 1, va a chiudere. Giustamente, visto come si stava mettendo, uno dei vantaggi, essendo appunto questa come una partita di scacchi, quello di prevedere le mosse, è qua giustamente abbiamo... Alessandro adesso si trova in condizioni che se imbuca non può tirare l'uno da nessuna parte. Certo. E la lascio. E rimane lì. Forse anche meglio. Sì, infatti. Un altro delle regole di questo gioco, purtroppo anche non scritte, è che fino a che non entra da uno non si vediamo. Daniele vittoria. Invece poteva andare a cercare la chiusura, invece rimane dietro la biglia dell'avversario, la 1. Situazione adesso che si fa un po' complicata al tavolo numero 6. Il tiro diretto appunto per Proietti, vediamo che cosa fa. Prova a traspone. Bravissimo Alessandro. E gli riescono con risalita pure. Perfetto. Allora vediamo che cosa c'è. Vediamo tutta l'intelligenza di Fabio di prima, che è chiuso la 1. Esattamente. Rivedendo questo momento. Esattamente, ora capite come mai quella 5 è finita lì. Ci sono varie soluzioni, una delle soluzioni anche percorribili potrebbe essere che con la 1 tenta di imbucare la 5 e poi la liberarsi. Vediamo che cosa deciderà di fare. Continua la cacciata dell'8. Sotto a forza di essere cacciato sta diventando quadrato. Però è proprio questo che comunque fa parte del gioco. Certo, assolutamente, come fa parte del gioco anche... questo angolo di petrolio, ecco. Che la fa fiacca, però purtroppo rimane un pochino corta. Però la bianca è sempre scomoda per la 1. Nessun tiro lasciato a caso, intanto Proietti la dichiara nell'angolo destro, in basso. Ottimo. Sembra stretto. Infatti si è stretta. E adesso Fabio probabilmente andrà a sistemare la palla numero 7 in angolo. Diciamo che nel gergo tecnico la 1 adesso è una palla ammazzata. Si trova a metà della sponda attaccata. E la chiude Daniele, che passa il turno per 3-1 al tavolo 6. Daniele Corrieri, secondo semifinalista.
gara meravigliosa di Proietti che si porta in vantaggio con un giro spettacolare della 1.
Grandissima prova da parte di tutti i giocatori. Vince la partita Fabio Pedroni. Primo buon appetito. Che finisce con un buon appetito prima del tiro dell'avversario. Grandissimi giocatori e grandissima sportività di entrambi. Fabio Pedroni, secondo semifinalista del torneo.